Un selfie in movimento ti renderà irraggiungibile per sempre. È un messaggio forte quello rappresentato con l'immagine di uno screenshot con ultimo accesso un anno fa, quello scelto per sensibilizzare gli studenti nella comunicazione del progetto Sii Saggio, Guida Sicuro, promosso dalla Regione Campania ed attuato dall'ANCI Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani. È stato il Salone dei Marmi del Comune di Salerno ad ospitare questa mattina la 24esima tappa del roadshow Sii Saggio, Guida Sicuro, alla presenza di oltre 200 studenti degli istituti superiori e inferiori di Salerno. Un appuntamento che, casualità della sorte, si è tenuto poco distante dal luogo dove ieri sera ha perso la vita la giovane dottoranda originaria del Kazakistan di 27 anni, dove non è mancato un momento di silenzio per la sua scomparsa e parole di cordoglio da parte del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Il progetto, che si concluderà a Napoli il prossimo 20 aprile presso la mostra d'Oltremare con la realizzazione di un villaggio sulla sicurezza stradale, accompagnato da ulteriori 20 tappe, punta a sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale con l'obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti alla guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull'incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Sii Saggio, Guida Sicuro, campagna di sensibilizzazione ed educazione in tutte le scuole della Regione Campania, rivolta alla fascia più sensibile. Ricordiamo che la fascia tra i 5 e i 29 anni ha come principale causa di morte l'incidente stradale. Allora a loro che ci rivolgiamo, non solo con sensibilizzazione, ma anche con qualche piccolo consiglio per capire come comportarsi da pedoni, da ciclisti, da utenti di monopattino e come vivere, anche in giovane età, la strada. La distrazione è il comune denominatore negli ultimi tempi di incidenti stradali di qualsiasi genere? Distrazione, in particolare uso del cellulare. Bisogna dirlo, parcheggia il telefono. L'unico sistema realmente efficace è parcheggia il telefono non prima di entrare in auto, appena vai in strada. Se sei pedone, se attraversi una strada, se scendi da un'auto, se sali su una bici, se sali con un motorino, senza telefono. Parcheggia il telefono. Sì, una coincidenza tragica ieri, la morte di questa ragazza di 27 anni, però sono cose che si leggono tutti i giorni purtroppo sui giornali. L'Italia è ultima in Europa per statistiche di questo tipo, 3.000 morti quasi all'anno, 8 morti al giorno, è una cosa sulla quale bisogna intervenire. Questa guerra la dobbiamo combattere perché dobbiamo rientrare in classifiche che siano più coerenti con i paesi più civili d'Europa. E noi ci rivolgiamo con questo progetto finanziato dalla Regione di formazione e informazione ai ragazzi delle scuole medie, superiori e universitarie che sono il target più interessato a queste statistiche tragiche. Crediamo che anche salvare una vita umana attraverso questi progetti sarà valsa la pena per metterli in campo e noi crediamo di insistere negli anni a venire perché siano intensificati. La Regione credo sia l'unica in Italia ad aver messo in campo iniziative di questo tipo, di questo ne andiamo fieri. Purtroppo i dati non sono confortanti, ma in parte il risultato è anche dovuto, lo so che dirò una banalità, ma alla fine della pandemia e al numero chiaramente sempre maggiore di spostamenti che in un primo momento erano diciamo più limitati. La tristezza per l'evento di ieri è indubbio. Contemporaneamente all'evento di ieri devo dire che anche noi, proprio come Polizia Stradale, eravamo col nostro pullman azzurro a Battipaglia per parlare con gli studenti e per spiegare cosa e quali sono gli atteggiamenti che i ragazzi danno per scontati e ma che in realtà producono, come è stato detto più volte, effetti negativi e a volte sui quali non c'è più la possibilità di ritornare indietro. C'è da dire che negli ultimi tempi si registrano più incidenti in città che sulle reti stradali ed autostradali. Su questo pure, questo è pure un dato di fatto, dato dai numeri, è per questo che l'assessore Tringale e il sindaco parlavano di queste zone 30. Chiaramente la riduzione della velocità
l'utilizzo delle cinture, la mancanza di distrazione in genere che è data purtroppo dall'uso dei cellulari e da una continua connettività dei ragazzi porta necessariamente a queste conseguenze. Quindi vedremo se la scelta preventiva possa andare nell'ottica giusta anche con la locale prefettura e con il rispetto degli standard previsti dal codice della strada.